Souk racconta delle storie che non ci si aspetta dalla Sicilia. Racconta e porta alla luce storie che riguardano luoghi, ma anche persone. E queste storie, per come è costruito il magazine, sono frutto del viaggio dei nostri autori. In quest'isola penso si sintetizzino molte complessità che riguardano appunto il mondo in cui viviamo e che qui trovano un'esistenza. E sentiamo anche la forte ingiustizia di essere nati in un territorio che vediamo meraviglioso e che ci ha insegnato la bellezza. E ci ha insegnato anche che questa bellezza però spesso è aggredita da qualcosa dal quale non riusciamo a fuggire. È nata l'esigenza di riscoprire l'immagine reale di questa terra. Era un bisogno quello di farlo, era un bisogno quello di viaggiare, quello di raccontare una Sicilia diversa. Ed è una cosa che noi intendiamo fare appunto con il magazine. Questa è la bozza. E per me questa è stata l'emozione più forte, più ancora di quello finale. Ricordo molto bene la prima volta che siamo andati in stampa, perché in quel momento si capisce che ciò che hai immaginato, ciò che anche hai vissuto, è come se fosse ancora più reale, perché quello che diventa reale è che diventa reale il progetto, non soltanto l'esperienza. Per me una parte importante di questo progetto è il coinvolgimento di tanti autori alla fine. Per noi rappresentano una vera ricchezza. E ci raccontano intimamente ciò che hanno vissuto fuori, con una totale libertà e riuscendo a scavarsi dentro. Loro ritornano più ricchi. La cosa bella di Souk è che mi ha portato a riconnettermi con questa terra e mi dà la possibilità di esplorare e diffondere un'immagine che desidero della Sicilia. Per me questa è la vita in realtà, non è soltanto un progetto, non è un lavoro, è un modo di vivere. Quello che immagino tra 10 anni è che Souk riesca a contaminare tante aree e che attraverso la contaminazione riesca in minima parte a risollevare quell'idea negativa che abbiamo un po' della Sicilia. Siamo Francesco Blancato e Francesco Cusumano. E vi abbiamo fatto sentire la nostra Sicilia.